a tutti, bentornati per un nuovo vlog. Io sono abbastanza sfatta, non so se vedete, devo lavarmi i capelli. Oggi è sabato, sabato mattina, sabato 21 settembre, come sempre non so quando vedrete questo vlog. Allora, la giornata di oggi sarà questa. Mi devo lavare i capelli, devo pulire casa, devo stirare e poi alle 2 prendo il treno e vado a Venezia da mia figlia, poi rientrerò nel tardo pomeriggio. E la spesa non riesco a farla, quindi la farò domani. E insomma, ecco, questa è la giornata di oggi, come si svolgerà e ci facciamo compagnia. Allora, ragazzi, non vi ho fatto vedere che pulivo i pavimenti perché insomma vi ho fatto un video pulizie da poco e mi sono lavata i capelli. Allora, qui c'è la mia ricrescita e io quello che vorrei fare, vediamo se le mie parrucchiere mi ascoltano perché non sono molto d'accordo. Siccome io faccio sempre un colore e poi le mesh, va sempre a finire che le mesh le faccio veramente di rado, perché è sempre ora di fare il colore, cioè passa un mese ed è ora di fare il ritocco. Quello che vorrei fare io, visto che ho le mesh bionde, è che qui dove faccio il ritocco, i miei capelli naturali, che sono questi, sono un po', grigi, bianchi, ma un po' sono ancora del loro colore, io vorrei fare direttamente le mesh. Loro me l'hanno sconsigliato, dicono che viene fuori un pasticcio, però io ho sentito anche altri pareri e c'è chi dice che invece si possono tranquillamente fare. Ovviamente il capello bianco rimane bianco, quello mio scuro che cresce, che insomma adesso non è che sono tantissimi quelli scuri, prendono le mesh e si vanno ad uniformare a tutto il resto. Io vorrei provare anche per una questione di risparmio, perché fare continuamente il colore e mi preclude di fare spesso le mesh, perché diventa veramente una spesa per me importante. E quindi vediamo, intanto ho questa ricrescita e la ritoccherò con quel prodottino che avevo preso su Amazon, quello in polvere con la spazzolina. E invece adesso sto andando a pulire i cocci degli zampironi, sto mettendo via le pastiglie antizanzare di zampironi. In realtà uno l'ho già pulito. Sapete che il coccio sotto il coperchio ha tutto quel deposito, quel grasso che appunto viene dalla combustione degli zampironi. E io ho trovato il modo comunque di pulirli. Sono cocci, mi sembra, della Vape, se non sbaglio, e che però sono, secondo me, rivestiti con qualcosa, nel senso che li ho lavati e non si rovinano, non sono terracotta e basta, secondo me sono rivestiti con qualche sostanza che permette di lavarli. E adesso vi faccio vedere. E con che prodotto vado a rimuovere tutto quel grasso, quell'olio che si deposita lì? È un prodotto fantastico di DM che sto anche terminando. Allora, qui ho il coccio, l'altro, come vi dicevo, l'ho già messo via perché l'avevo già lavato. Vedete, tutta questa cosa qui è quello che si deposita dalla combustione degli zampironi. Ho messo tutte le pastiglie antizanzare, gli zampironi e l'altro coccio dentro le buste, quelle con la cernierina che avevo preso su Temu. Il prodotto con cui mi trovo bene per pulire questo tipo di grasso, che è intenso, è questo di DM, Dankmit, che è un loro marchio, che è un Multi Power 4, quindi ha un altissimo potere sgrassante. Io questo l'ho utilizzato, adesso vi faccio vedere, aspettate. Per pulire in cima al mobile della cucina che era non vi posso neanche descrivere com'era, super pieno di sporco, di grasso, che non veniva via niente, cioè la spugnetta si impiantava sul grasso. Ho spruzzato questo tanto tanto, l'ho lasciato agire con la finestra aperta perché non ha un buon odore ed è molto chimico, però mi sono trovata benissimo. Adesso io lo vado a spruzzare, vedete che fa una schiuma. Ho messo una salvietta sotto perché il coccio ha dei buchi. E adesso lo lascio agire una mezz'ora. Ecco qua, vedete, tutto lo sporco è colato nella salvietta e dopo io l'ho un po' grattugiato con questo tipo di spugnetta ed eccolo qui. Adesso aspetto che si asciughi e poi lo metto via. Poi vi volevo anche far vedere questo panno per vetri che ho preso da Action, è questo, aspettate che ho tolto l'etichetta, quella di plastica, ma si chiama Spargo ed è per vetri e specchi senza detersivo. Allora, io mi trovo bene col mio tavolino della sala in vetro perché è sempre pieno di polvere. Allora, prima lo spolvero con un pannetto di quelli là tipo Swiffer e dopo avevo provato vari
detergenti, ma rimangono sempre una marea di aloni. Ho risolto con questo. Questa è la sua trama. Lo bagno, lo strizzo bene, passo e il tavolino brilla. Buonasera, buonasera a tutti. Vi dico buonasera perché è il giorno dopo, precisamente è domenica, sono circa le 17:30, credo. E oggi mio figlio siamo andati all'IKEA, siamo partiti in tarda mattinata, abbiamo pranzato lì, ci siamo dedicati ad acquisti per la casa e ho preso varie cosine che vi farò vedere, ma le cose principali sono tre cose che costano tutte 49,95 euro, quindi 50 euro l'una, ma sono davvero carine. Quindi adesso ve le faccio vedere, non vi ho fatto vedere il montaggio, ve le faccio vedere già montate, vi faccio vedere di cosa si tratta. Prima cosa vi faccio vedere questo bellissimo tappeto. Adesso al momento abbiamo messo dei pesi sulle estremità che erano arrotolate, come consigliato nelle istruzioni. Questo tappeto che mio figlio voleva per la camera e devo dire che ha scelto proprio un bellissimo colore, un bellissimo motivo. E niente, questo qua, come vi dicevo, 49,95 euro e ci sta perfetto. Vedete che lui qui ha la scrivania, qui ha il letto. Avevamo preso le misure, abbiamo trovato proprio quello che piaceva a lui. Poi, sempre in camera sua, abbiamo montato questa lampada. È proprio un genere che gli piace. Sono queste lampade in bambù che, tra l'altro, arredano anche la sala da pranzo di IKEA, dove si mangia al ristorante. Adesso ve la faccio vedere accesa, anche se adesso è ancora chiaro, quindi non rende. Magari poi vi metterò una clip di quando l'accenderemo stasera. Guardate che bella luce. Poi vi metto una clip col buio perché così vi rendete conto di come si diffonde anche nella stanza. Poi vi avevo fatto questa clip prima di montare questo carrellino per la cucina perché avevo intenzione, insomma, adesso vi farò vedere il risultato, di sostituirlo a questo che proprio non ci azzecca niente, ma era quello di casa vecchia ed è il carrellino, questo dove io tengo tutte le mie cose, i miei cibi gluten free. Poi vi faccio vedere altre cosine che ho comprato, ma proprio delle stupidaggini, delle sciocchezze. Allora, abbiamo preso queste ciabattine per ospiti, poi andrò a togliere l'etichetta, che costavano mi pare 2,95 euro al paio, perché ho intenzione di mettere delle scarpiere appena fuori dalla porta, una scarpiera di IKEA o due, di modo che noi ci possiamo togliere le scarpe prima di entrare in casa. Quando vengono gli amici di mio figlio, se le tolgono spontaneamente, perché anche loro sono abituati a non stare con le scarpe in casa. Però stanno scalzi e la cosa, poverini, a me dispiace. E quindi abbiamo preso queste, che sono una taglia abbastanza, sono taglie che vanno a scaglioni. Adesso vi faccio vedere. Questa LXL, che è un 36-39, mi sembra, sì. E poi l'abbiamo presa più piccola, in versione più piccolina, quindi taglia SM, che è un... No, scusate, 36-39, sono stordita, è appunto la SM e questa qui, avevo letto male l'etichetta, LXL è 40-43. Poi ho preso uno spruzzino perché mi serviva, ne ho già uno, ma ne serviva un altro visto che li ho visti lì, l'ho preso. Due profumatori per armadi alla lavanda, questi li ho presi perché sentivo uscire il profumo, nonostante siano dentro al cellophane, dal cestone, quindi ne ho presi due per provarli, vediamo la loro resa come sarà. Stanno
Stessa cosa per queste salviette che, fatalità, proprio adesso che ho finito le mie, ho visto e sono nel formato che piace a me, quello piccolino, quindi sono 50 semplici salviette bianche. E poi ho preso questi dosatori per sapone liquido, li ho già messi in uso, sono satinati, adesso non so se si percepisce, ma è un lilla chiarissimo, sembra più sul viola, ma in realtà è più lilla. Lilla chiaro in camera non rende, vediamo alla luce naturale, casomai vi metto la foto. E ne ho presi due perché voglio che in cucina sia tutto in ordine, cioè non voglio vedere i barattoli, quelli che si comprano con tutti i vari disegni, che anche se sono carini, però creano un po' di confusione. Preferisco averne due per il sapone per le mani e ho scritto una S sopra con l'indelebile e nell'altro ho scritto D di detersivo, detersivo per i piatti. E li trovo veramente veramente carini. C'è anche tutta una linea di portasaponi solidi e di accessori per il bagno in varie colorazioni, così belli, lisci, satinati. Ho fatto anche un salto da Lidl prima e vi faccio vedere cosa ho preso. Della Italiano, questa crema spalmabile al latte e nocciola, ma senza il cioccolato, quindi è bianca ed è buonissima questa qui. E poi ho trovato questo burro di arachidi Oolerd, che sinceramente non ho mai preso, l'ho visto qualche volta, ma non l'avevo mai preso. Come vedete, è scritto che è assolutamente senza zuccheri aggiunti. Poi ho guardato dietro anche la composizione, tra l'altro non contiene glutine, non leggo glutine, quindi me lo posso tranquillamente mangiare. Io amo il burro di arachidi e normalmente io da Lidl non compro questo, ma compro questo qui della McKennedy, che però questo qui ha degli zuccheri, quell'altro sicuramente è più sano. E quindi ho detto dai, proviamolo e non l'ho ancora aperto. Poi ho fatto un po' di scorta di questi tacos che sono della settimana spagnola. Adesso c'è, mi sembra, la settimana tedesca, se non sbaglio, però questi erano rimasti, quindi li avevano messi in offerta. Ho fatto un po' di scorta perché questi qui sono gli unici che trovo che sono solo fatti con farina di mais, non hanno altre farine glutinose, quindi posso mangiarli anch'io. Dietro c'è scritto come farli e comunque ci si può sbizzarrire perché si possono riempire con la farcitura che si vuole. Ce ne sono 12 in ogni confezione, quindi direi che ne ho una bella scorta, anche perché appunto non ci sono sempre. Di italiano ho trovato questa salsa di pomodoro ciliegino giallo. Di solito la trovo col pomodoro ciliegino rosso e mi ha incuriosito, anche perché io a volte li prendo i pomodorini quelli gialli, e quindi ho provato a prenderla. Poi ce n'erano ancora di queste cheesecake della Vemondo, non ci sono sempre, che sono vegane, sono cheesecake al mirtillo molto buone, sia vegane sia senza glutine, e quindi quando le vedo le prendo. E poi di nonna mia c'era questa taglia XXL del pesto alla genovese senza aglio, io adoro il pesto. E ho trovato questa cosa di italiano che non avevo mai visto, ricotta dolce al limone, che devo assolutamente provare. A me non piace la ricotta in purezza, mi piacciono le torte alla ricotta, le cheesecake. Ho letto un po' gli ingredienti e ho detto secondo me questa mi piace e non vedo l'ora di provarla, anzi tra poco, dopo cena la proverò e vi farò anche vedere una clip per dirvi com'era. Poi ho preso quel formaggio che vedete lì, adesso non sto ad aprire e a tirar fuori, è un cremosissimo ed è un brie. Questo l'avevo già preso una volta, questo qui della Bergader, non so se è la marca, ma credo di sì, non credo sia il nome del formaggio ed è buonissimo. E per mio figlio ho preso questa porchetta di suino a fette, invece di prendere la solita porchetta sotto forma di affettato, questa qui si scalda deve essere molto buona, si scalda in forno a microonde o in padella. E poi gli ho preso degli involtini primavera. Se io voglio mangiarli me li devo fare con i fogli di riso perché quelli che vendono sono fatti con la farina purtroppo. Ho fatto anche una scorta di hamburger perché erano in offerta questi hamburger di bovino, erano finiti quelli di scottona, ma c'erano quelli dello speciale grigliata, quindi ne ho prese due confezioni da 4 che poi andrò dopo cena vado a dividerli e a congelarli. Ho preso anche delle cipolle di Tropea, che è il tipo di cipolla che io preferisco, davvero buona e digeribile, e un sacco di patate. Poi ho preso questa confezione da 20 capsule compatibili Nespresso, di Bella Rom, queste sono quelle viola. Una volta c'era quella versione lunga, adesso non c'è più, peccato. Qui abbiamo briciola.
Briciola non l'ho preso alla Lidl. Briciola è sempre super curioso, sempre presente quando io faccio i video, svuoto la spesa, tutte le cose che vede, viene ad annusarle. Vedete, proprio un curiosone. Poi ho preso anche questo gelato qui di Bon Gelati, Premium Ice Cream al gusto tiramisù. Adesso comincia a non essere più caldo, però gelato ce lo prendiamo ancora. E una confezione di polpettine del macinato. Poi vediamo, aspettate che metto via, vediamo cos'altro avevo preso, che non mi ricordo, perché avevo già messo via tutto. Ho pensato dopo di farvi vedere. Ah sì, questi filetti di petto di pollo panati, perché mio figlio ne preferisce una tipologia surgelati di Eurospin, ma essendo andata alla Lidl ovviamente lì non c'erano, allora ho preso questi. Allora ragazzi, questa ricotta è una droga. Questa ricottina dolce al limone è una droga, io ne ho mangiata mezza, è buonissima. Sa proprio di scorza di limone, molto molto cremosa. Tenete presente che a me la ricotta in purezza non piace, non riuscirei mai a mangiare la ricotta così in purezza. Mi piacciono i dolci alla ricotta, mi piace la ricotta affumicata, ma la ricotta fresca proprio mi fa venire i conati di vomito, quindi vi assicuro che questa è proprio buona, perché altrimenti non mi piacerebbe. Poi ovviamente dipende sempre dai gusti. E niente, fatemi sapere se l'avete mai provata. Io sinceramente o non ci ho mai fatto caso o è la prima volta che c'è. Va bene, vado a metterla via prima che mi venga l'istinto di mangiarla tutta.